Parliamo oggi di una diretta sicuramente straordinaria, perché straordinario è anche il momento che stiamo attraversando. Conosciamo il periodo drammatico della pandemia, conosciamo il lockdown, purtroppo mai entrato nella nostra, nel nostro linguaggio normale. Tutto si è fermato, sappiamo anche questo. Ma dietro le quinte, alle spalle di tutta questa pandemia, ci sono molte persone che si sono fermate, molte strutture che si sono fermate, molti artisti, attori, cantanti, attrici, cameraman, gli operatori che orbitano attorno allo spettacolo si sono fermati. E quindi che è successo? Gli attori o le attrici come Carmen Longo, cosa ha fatto in questo periodo? Ciao Lucio, cosa ho Cosa hai fatto? fatto? Tu che sempre hai cercato di muoverti a Vero, 360 vero. gradi, ora ti sei bloccata. Io che non sto mai Tu ferma, non che sono stai mai. sempre in fermento. Sei mai fermo. Io la rincorro, lei scappa, io la rincorro, lei Sì, è scappa. vero. Però poi ci rincontriamo, siamo qui, Assolutamente, assolutamente. ce la Quindi che è facciamo. successo? Cosa hai fatto? Brevemente, Cosa ho brevemente. fatto? Come brevemente? Brevemente No, perché siamo sennò. qui, adesso mi racconto, scusa, il mio spazio, il nostro spazio. Cosa ho fatto? Ne ho approfittato per scrivere il mio secondo libro. Ed eccolo qua, Ah, ed eccolo qua. eccolo. E L'hai infatti, letto? Dimmi. assolutamente sì, non mi interrogare però. Adesso ti interrogo, te l'avevo detto. Ricordi il lockdown di Carmen Longo? Allora, dovete sapere che questa è l'ennesima opera di Carmen Longo, perché lo vogliamo ricordare per 30 secondi il primo libro straordinario, bello, Ma piccante. certo, le ricette di Carmen, il piccante in cucina, e tu l'hai presentato più volte. Ti ricordi la prima volta su un caicco? Abbiamo realizzato una bellissima cena con tanti amici. Eravamo a Milazzo o sbaglio? Eravamo a A Milazzo, Milazzo, su questo bellissimo caicco, una bella serata indimenticabile. Ci siamo divertiti, abbiamo raccontato il libro, tanti aneddoti, tante storie piccanti e non interessanti comunque. Il libro è andato benissimo. grande Ti dico che successo. ho venduto tantissime copie anche grazie alla tua presentazione, perché sei stato veramente No, bravissimo. ma comunque è il contenuto ovviamente del libro che fa vendere. E adesso c'è questo, ricordi il lockdown? Ricordi, quando uno apre questo libro ci ricorda, ahimè, tanti momenti. Certo, Scritto, diciamo, da marzo a maggio, proprio in quel in quel periodo di periodo. isolamento forzato, E e qua, quindi. beh, e qui troviamo delle immagini tricolore, ecco, ci ricordiamo per un attimo i canti dal Gli balcone, inni. gli inni, eravamo più uniti, Sì, si è anche se trovato. virtualmente, diciamo, però eravamo Eravamo più uniti e uniti, più più uniti. forti. Ci facevamo forza. Il libro, a proposito di forza, si apre proprio con questa forza straordinaria di questa foto, che vediamo le frecce tricolori. Qui metti tu una data, martedì 17 marzo, siamo proprio lì, proprio in pieno lockdown. Quindi questa forza di tenerci uniti e quindi tu cominci a scrivere. È tutto scritto cronologicamente, cioè orari, date, giorni, cioè tutto, tutto proprio. Anche alle 3 di notte mi svegliavo, avevo gli incubi e ho voluto metterlo per E iscritto. chi non aveva gli Cioè. incubi? E dovete sapere che, per esempio, in queste pagine, ovviamente di questo libro che ricordiamo, si chiama Ricordi in Lockdown, un bisticcio di parole, nella pagina successiva abbiamo una bella ricetta, E lo fusilli con sapevo che pesto e l'occhio ti cadeva lì. zucchine, perché chiaramente Buon acca, buon gustaio. gustaio! Vedo anche delle belle foto Sì. fatte, perché anche la foto è accattivante, è importante la Sono foto. foto semplici, fatte appunto col telefonino, perché ho voluto mettere appunto delle foto semplici, non artefatte, proprio per rendere più veritieri i racconti. Ci sono anche foto di famiglia, ma tu Sì, già hai ho visto già di ho dato un. gran lunga. E poi il tempo passa, ovviamente, oltre a scrivere, a cucinare e ovviamente a elencare le varie ricette, siamo arrivati a marzo, il 23 marzo. Ed è bello perché questo libro racconta molto di lei, Sì, della sua famiglia, sì, ma sì, anche nei sì. particolari. Addirittura c'è stata una giornata molto Molto movimentata a movimentato, un casa piccolo sua. litigio, non siamo Litigio. la famiglia del Mulino Bianco, Bravo, come in litigio. tutte le famiglie. E c'era tuo papà che un attimo si è seccato. Ma tu pensa che noi siamo 25, 6 figli, nipoti, 25. pronipoti, cioè siamo tantissimi, e quando ci riuniamo la domenica o nelle festività, nei compleanni, succede di tutto.
Sia nel bene Di che nel tutto, male. nel bene o nel male. C'è addirittura gente che va fuori, Ma di è tutto. chiusa fuori, Chiusa no, fuori. Non entrano più dentro, è bloccati fuori È nel il nonno che si e arrabbia. Non è... No, è bello perché Di tutto. è un libro molto reale. Le foto sono belle e particolari. Io la faccio vedere velocemente, però. Ma che confusione! Che ma quanti confusione. Siamo? Perché loro sono veramente in tanti ed è bello sì. Ritrovarsi qui. Perché magari adesso ora pensiamo a tanti momenti adesso non passati insieme a loro. E quindi è questo, bello che tu racconti una vita reale. Questi sono proprio ricordi, perché ovviamente in quel periodo eravamo tutti isolati, non potevamo vederci, non potevamo abbracciarci, i baci, gli abbracci dei propri cari mancavano tantissimo. Allora in quel silenzio mi sono riaffiorati i ricordi di quando appunto eravamo tutti uniti, tutti insieme, quella confusione, quel frastuono, bambini che urlano, bambini che... E ora io sì. apro subito una parentesi. Sì. Dobbiamo dire ovviamente che Carmen Longo è un'attrice già affermata, una conduttrice di vari programmi, talk show, eccetera, conduttrice di vari spettacoli. Quindi tu sei già una donna, un'artista affermata nel nostro territorio, eccetera. Ecco, ritrovarsi fermo. Quanto sei stata male, ma male tra virgolette, perché sono sicuro che tu con questo sfogo che hai avuto, bene o male, sei riuscito un attimo ad andare avanti come chiunque, anch'io sì, nel sì, mio sì, piccolo sì. ovviamente, abbiamo dovuto continuare in un modo diverso, quindi ci siamo reinventati. Ci siamo reinventati online, su YouTube, su Facebook, su Instagram, insomma abbiamo fatto di tutto, dirette, registrazioni. Poi le dirette non ne parliamo, tutti facevano dirette. Abbiamo cucinato, ma quanti post di ricette, il pane fatto in casa, come te l'ha insegnato la nonna. Certo, certo. E i primi piatti, e chi bruciava il cibo, mi chiamavano, Carme, sai, ho bruciato, come la devo fare sta cosa? Cioè, cercavano consigli anche per le ricette, molti amici. Insomma, è stato un periodo brutto, tra virgolette, perché abbiamo passato appunto dei momenti tristi, chi ha perso i propri cari, chi ha perso degli amici, ed è successo anche a me personalmente, però abbiamo cercato di farci forza e di pensare ad un futuro migliore, ad una speranza, la speranza che è quella che poi fa andare avanti tutti noi, no? La speranza di farcela, e in questo libro c'è tanto ottimismo. Io ho voluto un po' sdrammatizzare quel periodo che per molti è stato tristissimo, diciamo la verità. Ed è stato tristissimo, sì, veramente, anche perché io adesso ovviamente leggo, ho preso degli appunti, ma leggo così a caso, sabato 2 maggio, ovviamente parliamo in pieno lockdown, anteprima lockdown, sì. Addirittura lei ha pensato un'anteprima, eravamo nel clou, però questa è un'anteprima perché poi dopo ovviamente abbiamo dovuto soffrire. Esco fuori, mi imbatto in un vento caldo. È piacevole. Ecco, tu ci fai rivivere quei momenti grazie al modo che scrivi in un modo straordinario e poi vedi l'Etna. Sì. Ti fa paura, ti ha fatto paura, ti ha fatto invece... è una figura rassicurante, lasciamo perdere l'Etna che in questo periodo... Infatti, cioè, però l'anno scorso era calma, tranquilla, perché già noi avevamo già abbastanza problemi. Ma diciamo che la natura mi ha accompagnato tantissimo in questo racconto, ho vissuto proprio a contatto diretto con la natura che mi ha accompagnato sin da piccola, perché i nonni abitavano in una distesa di vigneto, di verde, noi andavamo sempre con i miei genitori da piccoli a fare le gite in campagna, in montagna, al mare, quindi la natura mi appartiene. Appartiene a tutti noi, però c'è chi si distacca. Se tu mi dici vuoi stare una settimana a New York o una settimana alle Isole Eolie, secondo te cosa preferisco fare? Le isole Eolie. Con i profumi, gli odori, le isole, fantastico. Cioè il contatto diretto con la natura è fondamentale. E poi anche per ritrovarci in tutte le piccole cose che ci definiscono. Senti, qual è il tuo pensiero su queste isole COVID-free? Cioè, si sta pensando di vaccinare un po' tutti a proposito di isole, proprio per invogliare un po' anche il turismo a visitare, a ritornare di nuovo il turismo in questi posti. Penso che sia giusto, cioè veramente meritano tanto le isole
e spero che ne usciamo fuori più presto con le vaccinazioni, anche se io ancora non l'ho fatto, tu l'hai fatto la Ancora vaccinazione? no, ancora Ancora no, no, ancora ancora no, no. però i Non è tamponi li abbiamo fatti, perché stiamo assolutamente, parlando assolutamente, assolutamente. tranquillamente, No, quello sì. tamponi ormai, tamponi Siamo tamponati siamo tamponati, tra da virgolette, tempo. perché. Senti, allora, 4 maggio, lunedì 4 Sì. maggio, fine lockdown. Sì. Quindi noi stiamo andando molto in fretta Sì, perché è sì, da sì. scoprire questo libro straordinario. E qui vediamo un altro spaccato della famiglia di Carmen Longo con le foto sicuramente particolari. Qui vediamo delle. Tutti, Tutte. tu, non tutti i miei nipoti, ma sai tutta questa gente dove siamo qui? Sono tutti sul mio letto, sul mio lettone, perché, proprio perché noi ci ritroviamo quando vengono a casa mia le mie sorelle, i miei nipoti, chissà perché dopo pranzo dobbiamo sentirci tutti proprio uniti, c'è quella E sensazione, forse ora a questo periodo dobbiamo sentire l'amore, l'affetto. ancora peggio, ancora meglio, cioè dico, vi sentite la voglia di Sì. fare è sicuramente importante. Senti, era una sera d'estate Sì, a a Taormina, tanto Taormina, ci vedevamo sempre. Qui mannaggia, il abbiamo la Festival del Festa Cinema, del ci Cinema, incontravamo ci incontriamo sempre. spessissimo, Sì, sempre e ogni anno al Festa del Cinema di Taormina. tu hai preso una pagina alla quale questa foto io ci tengo tantissimo. Sì, e questa foto io sono convinto che l'ha preso da un mio video. Ma Ah no, 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 sicuro. forse sì, Ah no, 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 ok. è un incontro che ho avuto con Russell Crowe. No, ma la sua cosa, io ho un nel filmato No, no, no. che io ho un. Questo è No, il nostro cameraman ma è bello, là, no, mi fotografo. aveva fatto solo piacere, Ma perché ce attenzione. l'hai anche tu? Sì, però questa proprio questa cioè, che lui passa accanto a E ci sono te e ci io? sei tu. La voglio E avere ci sei questo, tu, ci questo me sei lo tu. devi. Sì. Questa infatti la ricordo perfettamente. Qui abbiamo un purpurì di foto sicuramente che io mi ricordo, Ma però tu sai raccontaci. cosa è successo con Russell Crowe? Lo sai, la storia, cioè se eri lì devi saperlo. Raccontaci. Lui praticamente si dileguava da una folla scalmanata di ragazzine che volevano autografi, lo volevano abbracciare. Che poi si è fatto, scusa, anche una bella passeggiata nel lungo corso di Taormina. Sì, sì, Cioè, sì, sì. ha Noi stravolto. eravamo davanti a Pala Congressi. Esatto, ha stravolto un po' tutti i Sì, piani, sì. davanti a Pala Congressi lui ha cercato di scappare, di sfuggire a queste ragazzine, si è intrufolato tra due macchine. E dall'altra parte delle macchine chi c'era ad aspettarlo a braccia aperte? Ero proprio io. E lui appena l'ha vista, oh Oh Carmen! Carmen, how are you? Bellissima sta cosa. Sì. E quindi qua poi abbiamo delle belle foto Sì. che io ricordo Con tutti i perfettamente con personaggi che tutti i abbiamo personaggi. Abbiamo intervistato, voglio dire, tu intervistato, nella tua cioè. trasmissione, io nella Michael mia. Douglas straordinario, Fantastico. un bel ricordo, eccetera. Ma io c'è una. Adesso ora non mi ricordo, ma l'ho letto Sì. e ci devi raccontare perché dovete sapere un altro aspetto di Carmen. Molte volte li vediamo anche nei film, no? Gli imbucati. Quando si imbucano nei matrimoni, si imbucano Mi fai vergognare nelle detto varie così. feste, perché ci siano, per esempio, a Taormina ci sono le cene finali, cioè, molte si imbucano, molte siamo autorizzati come io e Carmen, molte si imbucano. Ma dovete sapere che questa tizia si è imbucata in un matrimonio. Ce lo devi raccontare, ce lo Questo è devi vero, questo è vero. raccontare. Allora, eravamo a cena al Timeo, Altimeo, sì. tavola rotonda. C'era Sabrina Ferilli, Christian De Sica e qualche giornalista. C'eri anche tu? No, Sì. tu c'eri tu nel tavolo con noi, forse eri con noi, sì. Sì, sì, Ti sì. ricordi quando poi ho detto, ragazzi, sono stanca, devo andare, si è Si fatto è tardi. fatto dare. E allora tutti mi dicono, ma Ma peccato che se peccato, va Carmen via. se n'è andata, forse vi ho fatto un favore, perché non si No, no, sa se è no, no. liberato un posto. No, 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 no. E allora, niente, stavo andando verso casa. Scendo la strada, Taormina, curve, curve. A un certo punto per la strada sento una musica perché avevo i finestrini aperti. Ma tu ti ricordi quella sera ero vestita tutta di bianco, quella Certo. tuta bianca con questo foulard alla Gardner, Era già pronta tutto un toupet per partecipare ad particolare. Ero un'altra proprio, festa. stavo bene però Sì, devo sì, dire, sì, io sì. non mi faccio mai complimenti da sola, però stavo bene. Mi fermo, attratta da questa musica anni 70, bellissima, entro. Non dalla porta principale, c'era questo cancello aperto praticamente, la porta secondaria, dove stavano caricando o scaricando, non lo so, un catering, c'erano vassoi vuoti, camerieri che andavano a destra e a sinistra, io salgo le scale con molta nonchalance, entro
E arrivo a bordo piscina, vedo tutta questa gente che balla, che sorride, chi brindava a destra e a sinistra, ballavano, mi sono unita a loro, così molto tranquillamente con la mia borsetta, ballavo tranquilla. A un certo punto mi viene incontro la sposa. E Volevo morire. questo punto cosa si pensa? Quindi la Volevo sposa, scappare, ma non la potevo. festa sua, si vede a Carmen Longo che entra. La sposa cosa fa? Finalmente, Ma la sposa cosa fa? Mi guarda e mi dice: Ah, ti benvenuta! Ti aspettavamo, anche perché era mezzanotte inoltrata, quindi erano un aspettavamo. po', Attenzione. diciamo, brilli, La tra sposa e virgolette. Carmen non si conoscono, non si No, conoscevano assolutamente. assolutamente no. Però mi hanno accolta veramente bene. Lei mi ha presentato tutti i parenti, il Però padre, gli zii, i testimoni. c'è stato il papà della sposa Sì. che con nonchalance, con Sì, tranquillità, sì, sì. con garbo ti ha chiesto: ma lei Ma lei chi è? Ma che ci fa chi l'ha qui? invitata? Allora io ho spiegato che ero a cena con Sabrina Ferilli, Christian De Sica. Lui non è che mi abbia creduto subito, mi ha guardato così. Ho detto sì, va bene, ma lei è su Facebook? Ho detto sì, meno male che c'è sto Andata a Facebook. controllare, ha È andata a visto. controllare, ha visto la foto postata da pochissimo, effettivamente, che ero a cena con Certo. questi personaggi. E allora era felicissimo, ho detto sei la benvenuta, ero la benvenuta ugualmente, perché Però voglio così dire, mi hanno accolto bene, però in quel modo ero la VIP della la VIP serata. della sera. Ho Straordinaria, vissuto da straordinaria. VIP E questo è veramente. un altro momento che trovate qui. Ed è bello anche perché chiude questo libro, Carmen, dicendo: la vita per me è questa. Vivere i momenti, raccogliere il meglio, cogliere l'attimo e godere appieno ciò che si presenta. Questa è la felicità, è così? È proprio vero, dobbiamo vivere momento per momento, perché poi non sai cosa ti riserva il futuro. Puoi fare mille progetti ed è giusto farli, è giusto avere dei sogni, perché bisogna sempre sognare, questo lo dico. Io ho un armadio a quattro stagioni, l'ho sempre detto, pieno di Pieno sogni, di sogni. Ma non un l'hai aperto? cassetto. L'hai aperto qualche volta? Certo, l'ho aperto e i miei sogni si sono realizzati nel corso del tempo. Io credo anche alle stelle cadenti, vabbè, sono un po' così. Quel bambino che c'è in noi del quale parlo, Ah, sono un po' bambina anche in questo, credo alle stelle certo. cadenti. Poi mi hanno detto che quando vedi del fieno, passare del fieno, devi esprimere un desiderio. Io lo faccio sempre. Oh, ma sai, ogni volta veramente si realizza. Si realizza. Allora, Ma questo allora, chissà, oltre alle chissà, stelle cadenti, anche il anche il fieno. fieno. E poi, se invece prendete questo libro, ricordi il lockdown, eccetera, sono convinto che qualcosa si avvererà. Sì, Qualcosa si avvera, ma tu sì, non hai sì, parlato sì. della copertina, ti è piaciuta la Ah, ecco, copertina? allora, sì, Io ci tengo tanto allora a è questa importante copertina. perché la copertina, a parte anche al tatto, è bello perché non scivola, ti tiene bloccato nelle mani, è così, Sì. non scivola. Infatti tu sei arrivato così, hai Sì, detto Carmen, parliamo si è del tuo incollato, si è libro. incollato, quasi incollato. Ed è bello perché è molto stilizzata questa profondità, questi alberi. Parlane un attimo di questa copertina che la Sì, facciamo vedere. questa copertina è nata anche questa per caso, come libro d'altra parte. Ho chiesto a mio padre, che è maestro d'arte, di farmi un disegno, di disegnare una bambina che si avviava verso una luce, un orizzonte, cioè ha espresso in pieno il mio pensiero, perché questa bambina attraversa il viale alberato e si proietta verso l'orizzonte in questa luce, che è quel raggio di sole che non è altro che il futuro. Il futuro in cui ognuno di noi dovrebbe sognare, non dovrebbe mai smettere di farlo. Bene, con queste parole straordinarie dobbiamo ancora sognare, dobbiamo ancora sperare sicuramente, e ne sono convinto che ne usciremo alla grande perché noi abbiamo questa grande forza interiore, questa voglia di fare, eccetera. Quindi io ringrazio Carmen Longo, ricordi di In Lockdown, è un ricordo che fa parte del nostro bagaglio di esperienze, eccetera. Quindi non lo dobbiamo scartare. Vuol dire che dobbiamo passare anche questo, ma l'importante è che lo superiamo. È vero. Carmen, il prossimo lavoro sarà. Il prossimo lavoro è una pièce tratto dal libro. Io voglio tornare a teatro e Certo, basta, non se ne può certo, più veramente. Appena certo, riapriranno i teatri, proporrò questa pièce, coinvolgerò anche musicisti, ballerini. Vorrei fare una cosa simpatica, divertente. E niente,
Senti, io ti voglio ringraziare, Lucio, veramente per questa intervista, perché grazie tu sei sempre fantastico. E voglio dire anche dove possono trovare il libro. Sì, certo, certo. Il libro certo. Potete trovarlo su Amazon, nelle librerie Mondadori e sul mio profilo Facebook. Benissimo. Grazie a Carmen Longo, noi ci rivediamo per una prossima diretta su Spazio Notizia Sicilia. Grazie.